Buongiorno ragazzi, benvenuti anche oggi al video How to Play. Vi faccio vedere come suonare gli armonici artificiali. Questo esercizio che avete sentito è molto simile a un esercizio che ho visto in video da Stu Hem, che è uno dei bassisti storici che hanno portato a un livello successivo gli armonici artificiali, lo slap. Chiaramente gli armonici sono sempre una categoria che appartiene al grandissimo Jaco Pastorius, che forse è stato uno tra i primi ad utilizzarli. E Stu Hem è stato un suo buon discepolo, secondo me. Allora, vediamo come funzionano gli armonici prima di tutto. Gli armonici artificiali vengono fatti un'ottava sopra quelli normali. Praticamente, se io ho un armonico normale, veniva fatto non schiacciando la nota, ma tenendola premuta solo poco. E poi lasciandola vibrare. Questo va a crearmi un armonico. Gli armonici artificiali vengono fatti un'ottava sopra. Quindi, se io qua ho un Do, tasto 5 corda di sol, lo premo e vado a corrispondenza del tasto 5 un'ottava sopra, quindi se qua ho 12 conto fino a 5 e arrivo fino al Do superiore. Fatevi aiutare anche dai pallini. Arrivato qua sopra, di qua devo premere il Do. Di qua colpisco il Do acuto. Questo va a crearmi un armonico artificiale. O falso armonico, dipende come viene definito. Se io schiacciassi non il Do ma il Si o il Do diesis, sentite che non esce, quindi deve essere esattamente la stessa nota suonata di qua. Quindi capirete che parallelamente dovrò andare a suonare Do, se poi voglio scendere sul Sol, scendo prima col sinistro e poi colpisco qua. Qua io sto suonando Do, Sol, Do, Re, Do. Adesso ho giocato su queste tre note, Do, Sol e Re. Poi mi sposto, qua vado a fare una triade di La bemolle, La bemolle, Do, Mi bemolle. Come vedete, ho giocato anche qua con queste tre note, La bemolle, Do, Mi bemolle. Quindi arrivandoci dall'inizio. Adesso vado in La bemolle. E finisco Sol Do. Benissimo, grazie a tutti. Fate, sperimentate, provate a voi a creare delle melodie oppure provate a ricreare questo. Spero di esservi stato utile. Mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e aiutatemi a far crescere questa pagina. Grazie a tutti, ciao, alla prossima, Carlo.